fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. Oggi, 1° dicembre 2011, giornata mondiale di lotta all'AIDS. Allora, io ho parecchi amici stranieri, di vari stati che parlano, ovviamente, diverse lingue. Però, alcuni hanno un'ottima padronanza della lingua italiana e altri no. Questi miei amici che hanno ottima padronanza della lingua italiana riescono meglio nella loro carriera scolastica. Quelli invece che non conoscono ancora bene l'italiano, no. Però io in questo video mi rivolgo a quelle persone che sono straniere, arrivate in una scuola italiana e che non hanno ancora imparato bene l'italiano. Le persone invece straniere che conoscono bene o abbastanza bene l'italiano in questo momento non mi interessano. Ho notato che, diciamo, la maggior parte delle scuole d'Italia non ha corsi di italiano all'interno della scuola e commento che questa cosa fa veramente vergogna allo Stato. Che non ci siano corsi di italiano nelle scuole ci può anche stare, cioè magari i docenti non hanno quella preparazione così specializzata in quel campo da insegnare l'italiano, però non mi quadra che queste persone straniere vengano prima accettate, prima integrate. E dopo, boh, se vuoi cercarti un corso di italiano, fai pure, io me ne lavo le mani, no? Perché, volendo, in diverse scuole, ma veramente poche, ci sono corsi di italiano. Nella maggior parte non ci sono. Allora io mi domando, ma allora perché vengono integrati? Perché li accettate? Se poi sapete che non hanno un'ottima padronanza dell'italiano e non rendono bene nella carriera scolastica. Allora si commette uno sbaglio di non accettare gli stranieri nelle scuole. È uno sbaglio però anche non offrire la possibilità di avere dei corsi di italiano all'interno della loro scuola e andare magari altrove anche dall'altra parte della città. E questo veramente non mi piace dello Stato italiano. È una delle cose che non mi piacciono dello Stato italiano. Vabbè. E sono pensieri, eh? Sono pensieri. Che questo video non sia di ispirazione a nessuno, mi raccomando. Arrivederci da Alessandro, se no si potrebbe anche regalare un vocabolario, sapete esistono anche quei vocabolari, mini vocabolari per gli stranieri, o si spendono troppi soldi, non lo so, potrei anche regalarlo io personalmente, infatti ci sto pensando, però il vocabolario non è che un regalo tanto benvenuto per Natale, sono meglio altre cose, vabbè, arrivederci da Alessandro, buon 1° dicembre, oggi inizia il calendario dell'avvento. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi.